Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di Riccardo Cocciante, un grande cantautore italiano. Scopriremo insieme la sua vita personale e il suo lavoro, con alcune curiosità interessanti. Preparatevi a un viaggio musicale nel cuore dell'Italia. Riccardo Cocciante nasce il 20 febbraio 1946 a Saigon, in Vietnam. Suo padre è italiano e sua madre è francese. A 11 anni, si trasferisce con la famiglia a Roma. Fin da piccolo, mostra una grande passione per la musica. I suoi genitori lo incoraggiano a studiare pianoforte e canto. Nel 1972, Cocciante pubblica il suo primo album, intitolato Mu. Anche se inizialmente non ha avuto molto successo, il suo talento viene presto riconosciuto. Negli anni 70 e 80, diventa uno dei cantautori più amati in Italia, grazie a canzoni come Bella senza anima, Margherita e Quando finisce un amore. Una delle curiosità più interessanti su Riccardo Cocciante è il suo amore per il teatro musicale. Nel 1998, crea il musical Notre Dame de Paris, basato sul romanzo di Victor Hugo. Questo spettacolo ha avuto un enorme successo in tutto il mondo e ha reso Cocciante famoso anche come compositore di musical. Notre Dame de Paris è stato tradotto in molte lingue e rappresentato in numerosi paesi, conquistando il cuore di milioni di spettatori. Un altro aspetto interessante della vita di Riccardo Cocciante è il suo rapporto con la Francia. Vive a Parigi da molti anni e ha anche la cittadinanza francese. Questo legame con la Francia si riflette nelle sue canzoni e nelle sue collaborazioni con artisti francesi. Cocciante ha collaborato con molti altri grandi artisti nel corso della sua carriera. Tra questi, ricordiamo Mina, un'altra icona della musica italiana, e Luc Plamondon, con cui ha creato Notre Dame de Paris. Queste collaborazioni hanno arricchito il suo stile musicale e gli hanno permesso di esplorare nuovi orizzonti artistici. Spero che questo viaggio nella vita e nella musica di Riccardo Cocciante vi sia piaciuto. Se volete scoprire di più su altri grandi artisti italiani, non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un like. Alla prossima! Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di Riccardo Cocciante, un grande cantautore italiano. Scopriremo insieme la sua vita personale e il suo lavoro, con alcune curiosità interessanti. Preparatevi a un viaggio musicale nel cuore dell'Italia. Riccardo Cocciante nasce il 20 febbraio 1946 a Saigon, in Vietnam. Suo padre è italiano e sua madre è francese. A 11 anni, si trasferisce con la famiglia a Roma. Fin da piccolo, mostra una grande passione per la musica. I suoi genitori lo incoraggiano a studiare pianoforte e canto. Nel 1972, Cocciante pubblica il suo primo album, intitolato Mu. Anche se inizialmente non ha avuto molto successo, il suo talento viene presto riconosciuto. Negli anni 70 e 80, diventa uno dei cantautori più amati in Italia, grazie a canzoni come Bella senza anima, Margherita e Quando finisce un amore. Una delle curiosità più interessanti su Riccardo Cocciante è il suo amore per il teatro musicale. Nel 1998, crea il musical Notre Dame de Paris, basato sul romanzo di Victor Hugo. Questo spettacolo ha avuto un enorme successo in tutto il mondo e ha reso Cocciante famoso anche come compositore di musical. Notre Dame de Paris è stato tradotto in molte lingue e rappresentato in numerosi paesi, conquistando il cuore di milioni di spettatori. Un altro aspetto interessante della vita di Riccardo Cocciante è il suo rapporto con la Francia. Vive a Parigi da molti anni e ha anche la cittadinanza francese. Questo legame con la Francia si riflette nelle sue canzoni e nelle sue collaborazioni con artisti francesi. Cocciante ha collaborato con molti altri grandi artisti nel corso della sua carriera. Tra questi, ricordiamo Mina, un'altra icona della musica italiana, e Luc Plamondon, con cui ha creato Notre Dame de Paris. Queste collaborazioni hanno arricchito il suo stile musicale e gli hanno permesso di esplorare nuovi orizzonti artistici.
Spero che questo viaggio nella vita e nella musica di Riccardo Cocciante vi sia piaciuto. Se volete scoprire di più su altri grandi artisti italiani, non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un like. Alla prossima!